Apri il tuo ufficio postale in franchising, City Poste e anche pagamento bollettini, cityposte.it. Una superbanca ad Ascoli Piceno, nata dalla fusione della Carisap con la Banca dell'Adriatico. L'accordo è stato già sottoscritto e a breve la fondazione acquisterà il controllo dell'intero capitale sociale di Banca dell'Adriatico, delle partecipazioni di minoranza, circa il 30% l'una, in Carifermo e Carichieti, ed acquisterà tutti gli sportelli che le altre banche di Gruppo Intesa San Paolo hanno nelle Marche, in Abruzzo e in Molise. Di fatto quindi la Carisap diverrà il punto di riferimento esclusivo per tutta l'attività del Gruppo Intesa nelle tre regioni. Poi la fondazione procederà ad incorporare la Banca dell'Adriatico, dando vita ad un'unica grande banca con sede legale nella città turrita. In tutto questo processo la fondazione cederà il 30% delle azioni, ottenendo così delle cospicue risorse. Che cosa ci siamo prefissi? Da un lato creare uno dei presupposti perché le aziende di credito possano erogare più credito o a costi più bassi. I presupposti sono tanti, lo ricordo: riduzione di sportelli, riduzione del personale, ma anche riduzione dei costi societari, come ha detto molto chiaramente il governatore della Banca d'Italia nelle considerazioni finali il 31 maggio. Comunque questa è una delle finalità. La seconda finalità è quella di portare nel nostro territorio una direzionalità che però non è un fatto campanilistico, è proprio una direzionalità vista in ottica di macro regione adriatica. Marini ha spiegato anche che se non fosse intervenuta la fondazione a partire dal 2018 ad Ascoli sarebbero rimasti solo due sportelli Carisap, mentre a San Benedetto forse uno. Tutto questo deriva dal piano finanziario 2011-2015 che il Gruppo Intesa aveva approvato. Un matrimonio stipulato, a detta di Marini, per il futuro della comunità e del territorio piceno.